assassini! Come potete dormire col sangue sulle vostre buste paghe, usurai? Come potete riuscire a guardare i vostri figli sapendo che i imprenditori si uccidono grazie a Equitalia? Un bollo alto non pagato diventa il 50% dopo pochi mesi. Questa è usura. Se io o mio cliente applico queste condizioni, prima mi ride in faccia, poi mi sputa, poi mi lascia. E noi vi lasciamo perché non ci servite. Un altro imprenditore si è suicidato l'altro giorno, va bene, per pagare le bollette che mandano questi, a tassi altissimi, si parla del 65%, del 70%, questi sono strozzini legalizzati dallo Stato italiano, basta che Equitalia vada. Accendono lumini e li mettono in fila davanti alle vetrate degli uffici, ogni luce, la speranza di una famiglia che si è spenta. Una lettera indirizzata al Papa per chiedere un incontro al Vaticano, una marcia di bandiere bianche dedicata agli imprenditori suicidi ed una targa davanti alla sede del fisco per ricordare il dramma di Giuseppe Campaniello, l'artigiano che, oberato dai debiti, si è ucciso il 28 marzo scorso dandosi fuoco davanti all'Agenzia delle Entrate. Vuole andare lontano e farsi ascoltare Tiziana Marrone, la vedova dell'imprenditore ozzanese, che dopo la tragica fine del marito non si è lasciata sopraffare dal dolore, ma anzi si è rimboccata le maniche dando vita ad un'intensa opera di sensibilizzazione sul fenomeno sempre più dilagante degli imprenditori suicidi, perché vittime del forte indebitamento dovuto alla crisi economica. Tiziana Marrone, la vedova dell'imprenditore ozzanese, che dopo la tragica fine del marito non si è lasciata sopraffare dal dolore, ma anzi Anna Marrone, la vedova dell'imprenditore ozzanese, che dopo la tragica fine del marito non si è lasciata sopraffare dal dolore, ma anzi che dopo la tragica fine del marito non si è